Genoa si difende bene con le unghie e con i denti. De Vrij, palla in aria a Dzeko, è solo, se l'allunga, ma come fai? 3 minuti e mezzo, incredibile, alla fine. Dai, lo stop dai. Sbagliato da Dzeko, solo davanti al portiere, se l'allunga. È vero che è stanchissimo, però è solo, ragazzi. È il momento di dire forza. Ed era anche regolare, regolarissimo Dzeko, che sbaglia lo stop, incredibile. Tua sorella era regolare. Forza Senna. Com'è? Era l'unico regolare Dzeko, gli altri... Sì, era regolarissimo. Ma va. Ma come ma va? Ha tagliato. Posso dire ma va? Puoi dire tutto, ma va. Tiziano. 3 minuti alla fine, siamo... quasi agli sgoccioli, ma c'è ancora tempo per l'Inter che ci crede, sta dimostrando di volerla provare a vincere questa partita. Però se Dzeko davanti al portiere non la riesce a stoppare, è un brutto segnale. Brozovic in avanti, Lautaro la tocca per Caicedo che va sulla sinistra, si invola, vediamo se la prende, la tiene in gioco, vediamo se guadagna un angolo, un fallo laterale, guadagna un fallo, punizione, gli dà il laterale o la punizione? Questo Caicedo più che una panciata può fare un Cunili. Però. Laterale, 2 minuti e mezzo di speranze, 150 secondi, forza ragazzi, ancora Brozovic, Di Marco sulla sinistra, la mette per Caicedo, che fa? La regala al Genoa, che brutta palla Caicedo. È il panterone. Non ci credo. Tuo idolo. Ancora Di Marco, la recupera lui, pressing alto, non facciamo fallo. Il Genoa fatica a tenere la palla. Il Genoa che però riparte, costurato, attenzione a Callon, anticipato Callon, forza ragazzi, ancora Vidal, Vidal per Vesino, sono gli ultimi tentativi dell'Inter, 2 minuti e 10, Dumfries cambia tutto da quest'altra parte, per Di Marco che la mette in mezzo e guadagna un cornerone, tutti in aria a saltare. Dai, 120 secondi anche di speranze. Andanovic. Anche Andanovic. No, Andanovic no, perché mancano 2 minuti. Porta vuota ti segnano. Dai, Caicedo, è il tuo momento. È qui. Dai, Panterone. Felipe Caicedo la mette lui. La Madura. 14° calcio d'angolo a 0. Di Marco, tutti in area di rigore. Salta Dzeko che la mette per un giocatore del Genoa in orizzontale. Ma non è una sponda, è una difesa questa di Dzeko. Incredibile, mezzo, prima dai. Solo davanti al portiere sbaglia lo stop, adesso la toglie dal panterone, dai. Ancora palla lunga, Dzeko si deve girare, ma che fa? Difende Dzeko anziché attaccare. La dà Di Marco il cross. Il colpo di testa troppo vai debole giuri. Per Sirigu che non ha problemi, ora ancora crampi per loro che perdono tempo. Oh, che crampo. Ho visto il crampo. La partita sta scivolando via. Dzeko qua di testa non ha tirato, ve lo dico, è stato colpito dal pallone. Male Dzeko, eh? Il colpo prova a darlo, non riesce ad angolarla. Stasera male, eh? Ragazzi, Dzeko fa un bel lavoro il per la squadra, il però. Il falso 9, stasera male. Malissimo. Allora, 50 secondi alla fine, ma si potrebbe andare anche oltre i 5 perché il gioco è rimasto fermo negli ultimi 30 secondi, sì, quindi magari un altro minutino far andare... glielo danno, non è spagnolo, dai. Falso 9? Ora ci vuole davvero un miracolo. Alla Caicedo, 30 secondi più recupero del recupero. Sirigu fa una cosa che non si vedeva veramente da anni, cioè un rinvio. Ah no, pensavo rinviasse con i piedi in vecchio stile. Insomma. Brozovic di testa, Dzeko ancora di testa per Caicedo che la mette a terra per Lautaro che di tacco si libera ma torna indietro. La dà a destra per Dumfries, dai tutti in area di rigore a saltare. C'è Vidal che si sovrappone, forse Dumfries lo vede. No, palla in mezzo, attenzione, sono due anticipati ancora. Cos'è? Fallo, c'è un giocatore dell'Inter a terra che si rotola. Non si è capito bene cosa è successo? Ci vorrebbe un bel VAR qua. Sembra un bel VAR. Finita, però, 5 minuti. Vediamo un po' se qualcuno ha visto qualcosa. Kiffi sta dialogando con il VAR. C'è Dzeko che forse ha cercato un po' qualcosa, secondo me. I 5 minuti sono scaduti in questo momento. Tutti come detto, si andrà verosimilmente oltre da capire cosa è successo. No, un po' lo spinge, ma niente di che, dai. No. Preso una botta in testa. Ostigard, ancora lui, sì, gli ha dato una manata in testa. Una manata. Questo rigore... Anche in questo caso mi sembra troppo poco per poter pensare a un calcio di rigore. Siamo 30 secondi oltre ma si gioca ancora. Sì, si gioca ancora, vediamo se dà 30 secondi o un minuto in più, perché 30 se ne sono già andati, potrebbe essere l'ultimo sì, da un minuto in più, quindi ultimi 20 secondi, l'ultima palla, vai Dumfries, il lancio lungo a cercare Di Marco, ma perché? Ma cerca le punte, cerca. Ancora Dumfries di testa, tamburello, c'è Lautaro che la mette a terra, vediamo se riesce di tacco, niente, fischietto in bocca per Kiffi che fischia alla fine, finisce 0-0, incredibile. Incredibile ragazzi, incredibile. Altra occasione mancata per l'Inter. Male, perché a differenza del Milan, la partita, una certa partita l'Inter l'ha giocata. Certo. Sì, è vero o no? Va bene. No, è che peccato che l'ha giocata anche il Genoa. Con quale risultato che non mi ricordo?
È che l'ha giocata anche il Genova. Beh, però le occasioni, voglio dire, tutte sì, però qua il Genova, allora il Genova, facciamo un applauso al Genova che ha fatto, ragazzi, una bella partita, però qua il problema, ragazzi, è dell'Inter. Se la Juve domani vince a Empoli e a 5 punti dall'Inter, l'Inter una partita in meno, 5 punti dall'Inter se domani la Juve vince a Empoli. Sì. Io da sempre c'ho un motto: mai pensare che la Juve sia morta. Ragazzi, sembra veramente che nessuno voglia andarselo a prendere questo scudetto. È il campionato ciapanò. Nel giorno in cui il Milan pareggia in casa con l'Udinese, l'Inter spreca a sua volta l'occasione. 0-0 in casa del Genoa, partita ampiamente dominata. Ma l'Inter non fa sono gol. Sono 5 partite che non vince l'Inter. L'Inter non fa gol. Sono 5 partite. Derby, il secondo punto Sassuolo, nelle ultime 4 Napoli di campionato. Genoa. Sì, ha fatto 1 in 3. E Milan. E quindi 2 in 4. Due in quattro, considerando poi la sconfitta con Liverpool, ovviamente in mezzo. No, io conto il campionato. La sconfitta col Milan, poi c'è stato il pareggio di Napoli, sconfitta col Sassuolo, pareggio di Genova. Non so se è più in crisi l'Inter o il Milan. Due però punti in quattro partite. E domani pensa che può fare il risultato, metti che faccia il risultato anche la Lazio. Guarda, diciamo che la differenza secondo me, Gianni, è questa. Gianni, la differenza secondo me è questa. Gianni, secondo me... Deve dire che sacrificare sacrificale? Stiamo giocando tutti per la Juve, stiamo giocando. Però quella, la differenza secondo me è netta, cioè nel senso che all'Inter manca una cosa proprio una, evidente, cioè non la butta dentro che è una cosa pericolosa. Con tutte le punte che ha. Il Milan invece è nel complesso. Milan oggi non c'era col piano del gioco. Ragazzi, voi avete prima, giocato. Prima sì, abbiamo giocato, fatto, insomma. Abbiamo messo sul banco degli imputati tra gli altri il signor allenatore. Tale Stefano Pioli, e questa sera dobbiamo fare altrettanto ma no, con ma il Danilo, sì. Ma quando non va dentro ma la no, palla in quella maniera lì, è colpa dell'allenatore. Io con l'allenatore, a prescindere, me la prendo sempre. Il grande Giovanni Trapattoni diceva che allenare l'Inter è come finire in una centrifuga. Probabilmente lui non è adatto al ruolo. Hai avuto 50 palle gol in area, di batte e ribatte. Ma Danilo, ma non è l'allenatore, sono le punte che non la mettono dentro. Lui è uno di seconda fascia, non c'è niente da fare, con tutto il rispetto per le varie Sampdoria, Fiorentina, Bologna, eccetera, eccetera. L'Inter è troppa roba per lui! Ma sono gli attaccanti che non riescono più a segnare. Io credo che veramente con la mole di gioco che ha fatto l'Inter si è messa stabilmente mille calci d'angolo nella tre quarti del Genoa. 15 calci d'angolo a zero, dai, ma che cioè, una traversa, il tiro di Calhanoglu fuori. Guarda, andiamo avanti un'altra ora, che non Michele, in 90 minuti. Però al di là della traversa, un po' come con Liverpool, no? Il Liverpool ci fu quell'episodio della traversa, poi tanto gioco, ma poi ti rimporta più niente. Anche stasera, la traversa è stato il momento apicale, no? Dell'attacco dell'Inter. Però le grandi parate di Sirigu, le grandi occasioni, io nel secondo tempo ho visto un muro che. No, è vero. E continuava a ma infatti il riassunto è quello stop di Dzeko mancato davanti al portiere. Cioè l'Inter non arriva nemmeno a farlo il tiro pericoloso. Cioè sono proprio è un attacco spuntato, completamente spuntato. Sì, ne aveva anche due addosso, Non è che ne aveva due che lo pressavano, Dzeko in quello caso. Sì, però alle spalle ormai, spalle. Allora, insomma, con chi ce la prendiamo per questo? Non lo so, adesso dopo facciamo gli up and down. Diamo un'occhiata alla classifica perché veramente sta succedendo qualcosa di pazzesco in questo campionato. Settimana scorsa delle prime 9 ha vinto soltanto la Fiorentina. Pronti via, 27esima, 2 partite giocate. Il Milan pareggia in casa con l'Udinese, l'Inter pareggia in trasferta contro il Genoa. Guadagnano soltanto un punto ciascuno. Il Napoli a questo punto ha l'ennesima occasione, eventualmente andando a vincere a Roma contro la Lazio, di arrivare primo in classifica ad agganciare il Milan. Occhio alla Juventus perché domani gioca Empoli. Campo non facile, lo premettiamo, domani alle 18 ovviamente la seguiremo, però in caso di vittoria altra chance anche per la Juventus per riagganciare il treno di testa in qualche modo. Quindi, ma davanti hanno fatto una frenata pazzesca. Davvero mi stupisco, Milan e Inter 2 punti. Altro in che non si vince 83 il campionato. Il problema è che la Juve poteva già agganciare il treno la scorsa settimana. Certo. Altro che non si vince 83 come dice Allegri. No, ma qui più si va avanti più si abbassa. Secondo me a 83 la si vince scudetto, come? A voglia. Allora, 2 minuti lì nella regia, il post partita di Genoa-Inter di trasmissione per commentare questa giornata che, pronti via, 27esima, Tiziano, pari del Milan con l'Udinese, e già era una notizia, l'Inter che gioca col Genoa, 0-0 dopo aver penultimo giocato in classifica, penultimo in classifica dove ha giocato punti. Quasi stabilmente nella metà campo del Genoa, però non fa gol. E la quinta partita che il Genoa pareggia. Sì, tutte 5 su 5. Di 3-0 a 0. Sì. Per te.
E le vere palle gol pesanti sono state la prima, quella di Çalhanoğlu, e la seconda, quella del Genoa. E la traversa. Sì, l'Inter, per carità, in aria, la punizione di Çalhanoğlu non è male, però... La palla da Lautaro in aria solo da sinistra, perde tempo e tira sul difensore. Insomma, io credo che il mea culpa dell'Inter, Marcello, sia quella di non aver più quell'istinto killer che ne caratterizzava in alcuni tratti della stagione la manovra. Li vedo molto appannati. Ma cos'è peggio? Il pareggio del Milan o il pareggio dell'Inter? Non so, rispondetemi a questa domanda. Tutte e due, perché tu giocavi anche in casa. Sì, no, d'accordo. Secondo me, per la prestazione, il secondo tempo del Milan è veramente inconcepibile. Di uno Schalke. L'Inter invece è spiegabile, cioè gli attaccanti che non la buttano dentro, che non è meglio, perché se non segni non vinci le partite. Sì, però io ho giocato con l'Udinese e tu hai giocato col Genoa. Però il Genoa, Io ho giocato con l'Udinese, che è qui quart'ultima, quintultima, eccetera. Tu hai giocato col Genoa, che ho visto Tiziano, Genoa Udinese è stata la prima partita di Blessing, era rimasto anche in 10. Il Genoa con l'Udinese ha fatto 0-0, ma ha avuto 10 palle gol. Ma tra l'altro posso dire una roba, che questo secondo me dovrebbe essere ancora una penalizzante per l'Inter. Tu giocavi sapendo il risultato del Milan. Sì, come l'altra avevi volta. La possibilità di agganciare, come andare in testa. Invece la prossima volta sarà al contrario. Cioè, dovresti avere qualche... La spinta psicologica dovevi averci. Dovevi averla, no? Ma come la dovevi avere col Sassuolo? Allora, tra un attimo le parole di Paolo Maldini. Però per chiudere il discorso Genoa-Inter voglio gli up and down di Danilo. Sì, ho capito. Però vi volevo dire una cosa. A proposito delle due squadre milanesi. Perché sono giù di voce, se no vi canterei come Fiorella Mannoia. Delle città importanti, mi ricordo Milano, livida e sprofondata per sua stessa mano. Conosci anche te, grande Fiorella. Allora, hai capito, Marcello? Cioè, noi abbiamo di Fiorella Mannoia, così facile. Se preferisci Barbato, te lo chiamo. Non paragoniamo. Che mannoia, c'è qualche altro che mannoia. Vai, tre che salgono e tre che scendono, Danilo. Sì, con motivazioni o solo i voti? Tutte e due. Allora, salgono, secondo me, i signori D'Ambrosio, che l'ho visto vivace, ha cercato il gol, disperatamente. Bastoni, ribadisco, voto Bastoni. D'Ambrosio ha dato un suo buon contributo, poi è uscito al no, non è uscito. È rimasto in campo fino al 90. Pensa che partita che ha visto Danilo. Mi sono distratto. No, pensate a casa che partita ha visto. Mi sono distratto. Voto D'Ambrosio 6-5. Marcello, 6,5 D'Ambrosio, poi Bastoni hai detto? Bastoni 6-5. 6,5 anche Bastoni. Barella 6-5, non di più. E quelli giù, Sanchez giù da 4. Il signor Sanchez Lautaro 4,5 e il signor Inzaghi 5. Allora facciamo un attimo di ordine. Ha ragione, è entrato Caicedo per D'Ambrosio alla fine. Lo dico per il nostro Patrizio che sta lavorando in grafica. Abbiamo detto D'Ambrosio è uscito. Sì, alla fine è uscito D'Ambrosio. Allora signori D'Ambrosio Bastoni Barella 6,5. Hai capito detto... che figura avete fatto? D'Ambrosio non ho detto niente io. No, ti ho sentito. Io non ho detto niente. Ho detto che non è solo Fiorella che D'Ambrosio Bastoni e Barella 6,5. Mi hanno detto bravo Patti. Sanchez 4, Lautaro hai detto? 4,5? Lautaro 4,5, Inzaghi 5. Vabbè, comunque parliamo comunque di insufficienze grosse. Io il terzo, no, Danilo, non sono d'accordo, perché l'allenatore deve dare un'identità di gioco. È sempre colpevole a prescindere. Ma non la buttano dentro neanche con le mani, sono gli attaccanti che devono essere più cattivi in aria. Inventati qualcosa, Le ha messi tutti, ha messo Caicedo, ha messo Lautaro, ha messo... Metti dentro Altobelli. Ha messo le tre punte. Ecco, forse io le tre punte un po' prima, ho provato con le tre punte prima. Visto che il Genoa nel secondo non ne aveva più, però l'allenatore è ingeneroso, dire l'allenatore. Cioè, l'allenatore che fa? Entra in campo e segna lui. Secondo me Simone Inzaghi segna di più di questi attaccanti. Perché... Mi ricordo di un certo gol che ci ha fatto il 5 maggio del 2002. Anch'io, sì. Tireresti le orecchie agli attaccanti, Marcello, fossi l'allenatore dell'Inter? Sì. Infatti, ho visto che nel finale ha avuto un po' da dire con Dzeko. Ho visto in campo che quando è finita la partita si sono messe a chiacchierare, Dzeko gli spiegava delle cose e lui anche a sua volta, secondo me, sono stati deludenti gli attaccanti, perché comunque
le opportunità se le sono comunque andate a cercare, poi anche le finalizzazioni erano in curva o erano fuori o non la prendevano, oppure addirittura prendevano il colpo di testa e lo tiravano agli avversari. Cioè io li ho visti veramente poco lucidi negli ultimi 20 metri, poco lucidi, sì. perché diciamo l'hanno schiacciati lì, Genova. No? No, no, il Genoa è la sua partita onesta, di carattere, di cuore. Ha fatto una partita di scelta. Noi nel secondo tempo ci mettiamo davanti alla porta e cerchiamo di non farli passare. Ci hanno messo tanto orgoglio. Certo. E, sai, quando tu non trovi i varchi, impazzisci. Sì, cioè, io tante partite con la Juve le ho viste così. Che non trovi il pertugio, non trovi il passaggio. E a volte però nel secondo... Nel primo... che io non ho visto dei tiri tali da dire oh, mamma mia Sirigu l'ha salvata. Sì, effettivamente Sirigu non ha fatto delle grandi Sirigu stasera dai 6 e mezzo, cioè non è che gli dai un voto, non è che gli dai 8 perché ha salvato il Genoa 6 volte. È vero. Paradossalmente do un voto più alto a Maignan che va a fare quella parata bassa lì che ha salvato il risultato. Quella lì è una parata molto difficile. Voi avete nel secondo tempo avete concesso tanto all'Udinese. Loro l'hanno fatta l'Udinese, Marcello. Allora, a proposito di Milan-Udinese, andiamo 2 minuti in pubblicità perché poi ci sono le parole di Paolo Maldini, che questa volta ha preso una posizione abbastanza chiara, abbastanza netta contro l'utilizzo del VAR. A tra poco.